Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovissimo mio video. Oggi siamo tornati qui per parlare insieme di un nuovo mouse da gaming. In particolare mi sto riferendo all'Aoki GM-F5 Wireless, che a tutti gli effetti, secondo me, è uno tra i migliori per quanto riguarda le caratteristiche, il prezzo e soprattutto le funzionalità che offre. Prima di iniziare però, chiaramente vi ricordo, mi raccomando, le solite e semplicissime cose per sostenere questo canale, ovvero lasciare un like sotto questo video, iscriversi e attivare naturalmente la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati e poi naturalmente seguirmi su tutti i social, link sempre qui sotto in descrizione. Detto questo, non voglio ulteriormente perdermi in chiacchiere, sia perché fa freddo, infatti mi sono messo una felpa perché veramente si muore, ma soprattutto perché di questo mouse ce n'è da parlare abbastanza. Molto bene, quindi finalmente siamo giunti qui per parlare di questo mouse. Fatemelo posare prima di ogni cosa, perché veramente, se no, mi chiede pietà, lo sto tipo sballottando a destra e a sinistra da forse 10 minuti. Ad ogni modo, come sempre vi ricordo che il link del prodotto lo trovate qui sotto in descrizione. Partiamo subitissimo dalle basi, dalle cose molto più semplici, ovvero la confezione. Infatti su quest'ultima non voglio perderci tantissime cose, perché è un semplicissimo box completamente nero, in cartone, in cui all'interno troviamo manualistica varia e poi naturalmente l'adesivo di Aoki della garanzia. Ultimissima cosa, nonché più importante forse, troviamo questo cavetto USB-C da una parte e USB-A dall'altra, che naturalmente serve per ricaricare la batteria interna del mouse, oppure per semplicemente collegarlo al PC e utilizzarlo come un comunissimo mouse. Anche se in quel caso si perderebbe un po' il senso del wireless, però va bene, quello è un altro discorso. Comunque un cavo di buona qualità, intrecciato, resistente e robe varie. Infine passiamo al prodotto vero e proprio, ovvero esattamente costui. A mio avviso molto molto carino esteticamente, nulla di troppo particolare effettivamente, un design molto molto semplice, però ha un'ergonomia che si adatta a praticamente qualsiasi tipologia di mano, grande o piccola che essa sia, e soprattutto gli permette di avere un'impugnatura bella stabile. Una cosa che già sin da subito ho preciso che non mi piace di questo mouse è il fatto che secondo me avrebbero potuto mettere magari degli inserti in gomma per aumentare notevolmente di più il grip, ma questo non sta a significare che appunto non si impugni bene, che non sia abbastanza solido, è semplicemente una cosa in più che io onestamente avrei messo. Possiede fino a 8 tasti completamente programmabili via software, però del software ci parliamo poi più avanti, perché su quello c'è un discorsino da fare abbastanza particolare che magari ad alcuni potrebbe interessare. E troviamo naturalmente quelli che sono i pulsanti base, ovvero destro e sinistro, la rotellina del mouse, il pulsante che permette di switchare i vari DPI, e poi naturalmente quelli laterali, tra cui ce n'è anche uno molto interessante che è il, se non sbaglio, il Quick Fire, una roba simile, che detto in metodologie molto più ristrette, molto più spartane, un click corrisponde a 2 click. Questo è un po' il senso. Nella parte qui superiore poi troviamo chiaramente anche questo inserto dedicato a quella che è la batteria, quindi autonomia e cose varie, e mediante il pulsantino che troviamo qui in basso, per l'appunto, possiamo decidere se accenderlo con i LED, come in questo caso, oppure di semplicemente accenderlo senza i LED, quindi risparmiare ulteriormente batteria. Come vedete ci sono 4 tacchette e quest'ultimo indicano appunto lo stato della batteria, che è davvero secondo me un punto di nota, perché sebbene siano solamente 800 mAh, ci permette tranquillamente di utilizzarlo in modo intenso per diversi giorni. Sempre nella parte qui in basso, nascosta, troviamo questa chiavettina USB che ci permette di poterlo collegare al nostro computer ed averlo funzionante sempre per sempre. Passando invece a parlare un po' delle caratteristiche effettive di questo mouse, troviamo un sensore ottico PMV 3335, che è molto molto buono e soprattutto reattivo, cosa che effettivamente non mi aspettavo così tanto, perché io sono sempre un po' diffidente dai mouse wireless. Non lo so, è sempre stata una cosa mia che non mi ha mai fatto impazzire, però quest'ultimo, davvero, credetemi che è davvero super super reattivo. È possibile selezionare tramite il software il polling rate da un minimo di 100 a un massimo di 1000, e per quanto riguarda i DPI vanno da un minimo di 400 a un massimo di 16.000. La batteria, come già detto all'inizio, è da ben 800 mAh, che comunque gli garantisce le diverse tantissime ore di utilizzo. La frequenza wireless della chiavettina USB è di 2.4 GHz, quindi siamo nello standard insomma. Si connette al nostro PC senza alcun tipo di driver dedicato specifico, e volendo possiamo installare il software dedicatogli. Quest'ultimo è un punto di nota che secondo me va dato assolutissimamente ad Aoki, perché hanno fatto un qualcosa di completo, funzionale, utile e robe varie. Infatti in quest'ultimo possiamo modificare dai vari DPI, appunto alle varie frequenze di polling rate, la sensibilità del mouse, l'organizzazione dei vari pulsanti. E poi una cosa che viene davvero tanto contestata, però sotto alcuni punti di vista secondo me è davvero utile, sono le macro. Che cosa sono le macro? Penso che ormai la maggior parte di voi lo sanno. Sostanzialmente voi tramite il software potete selezionare un qualsiasi pulsante e potete decidere quali azioni può fare e soprattutto come farlo. Vi faccio un esempio banalissimo: voi andate sul vostro programmino, scegliete ad esempio il tasto sinistro, e a quest'ultimo non attribuite il valore di un singolo click, bensì di 10.000.
2000. Quello che accadrà è che appunto con un semplice solo click partiranno milioni, miliardi di click insieme. Tutto questo chiaramente è dovuto dal fatto che quest'ultimo abbia una memoria interna che gli permette di salvare tutte le macro che vogliamo e azionarle quando decidiamo e quando vogliamo. È una cosa che viene utilizzata spesso e forse anche fin troppo per quanto riguarda il gaming, cosa che naturalmente sconsiglio vivamente, sia perché in primis non è bello farlo contro gli altri, sia perché vi rovinate l'esperienza di gioco voi e soprattutto, cosa più importante, c'è il rischio di ban. Queste sono le cose negative per quanto riguarda i macro, ma naturalmente quest'ultime possono essere utilizzate a scopo lavorativo e a scopo professionale, se vogliamo anche così dire, che sicuramente renderanno il lavoro molto molto comodo. A questo punto, visto che siamo giunti alle conclusioni di questo video, tiriamo un po' le somme e vi parlo in modo concreto di quella che è stata anche la mia esperienza durante questi mesi di utilizzo. Allora, il mouse effettivamente non c'è moltissimo da dire, è comodo, molto molto buono, i materiali di costruzione, seppur plastica, sono di qualità. La rotellina del mouse è rivestita da questa gomma che gli aumenta notevolmente il grip. Abbiamo i vari pulsanti laterali, abbiamo anche l'illuminazione RGB come vedete. Possiamo implementare le macro, insomma possiamo fare davvero tantissime cose con questo prodotto. L'ho utilizzato in questi mesi per giocare, per editare, per fare un po' di tutto in realtà, e non devo nascondervi il fatto che mi ci sia davvero trovato abbastanza bene. Poi alla base del fatto che questo sia un mouse wireless è comodo a priori. Il prezzo a cui viene offerto è di all'incirca 50 euro quando non è in offerta, però il prezzo bazzica davvero tantissimo, dai 30 ai 40. Infatti cosa che vi consiglio è magari di tenerlo bene sott'occhio durante questi periodi, perché è facilissimo che lo si possa trovare a 33 euro che è il prezzo più basso attualmente disponibile, e secondo me a quella cifra lì non si trova assolutissimamente di meglio. Ve lo consiglio assolutissimente sì, se state cercando un prodotto con queste caratteristiche, con questo tutto e con queste tutte cose possibili immaginabili, la scelta secondo me vale davvero la pena che ricada su questo prodotto. Detto questo, io spero che questa video recensione vi sia piaciuta. A me onestamente mi è interessato particolarmente tantissimo provare questo mouse e ringrazio tantissimo l'azienda Aoki per avermelo permesso. Sicuramente è possibile che lo rivedremo come protagonista in un prossimo video, ma non voglio spoilerare nient'altro. E detto questo, io comunque vi ringrazio per la visione, vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto, se ci siete arrivati. Noi come sempre ci becchiamo alla prossima e niente, ciao a tutti.